Giuseppe Saraceno, scultore su pietra, augustano, ha esposte le sue opere al Viale degli Artisti, qui a Shortini Film Festival. Giuseppe, com'è nata la tua arte? Com'è nata non so, dal niente comunque. Ti trovi un giorno, hai bisogno di dar forma a qualche tuo pensiero e se ci riesci e se ti migliori, ben fatto sia. Quindi forma un pensiero e vita a una pietra. Certo, si cerca di farlo nel modo più meno incisivo possibile. Io mi avvalgo diciamo di pietre che già di suo hanno un 30% di abbozzo, così non sono costretto a scegliermi alcun soggetto o tipo di materiale. Trovo già il tutto in natura, deformandolo un attimino con la mia traccia per completare diciamo il pezzo che si voglia. Quando hai esposto le tue opere all'associazione Quattro Terzi? Sarà stata circa 2 mesi fa, la mia prima personale, durata appena una settimana, anche se pochi visitatori, visto diciamo, la stagione proprio estiva, ma comunque è andata bene lo stesso. La prima esperienza? Sì. Ci sono dei programmi per il tuo futuro? Sono cose che non... sto meditando da tanto tempo e che spero di mettere in atto a breve, anche se per breve intendo almeno un decennio, ecco. Mi parlavi prima di un sogno nel cassetto. Sì, è quello di realizzare come fosse un'ossatura umana, uno scheletro umano, però con delle forme un attimino fuori dal comune, come del resto tutta la mia arte penso che sia. Diciamo che non sei solo uno scultore, ti stai avvicinando anche alla pittura? O al disegno, sì, la pittura comunque non, le esperienze che mi mancano sulla pittura o le tecniche sono totalmente al buio perché essendo autodidatta e non avendo nessuno vicino, fortunatamente comunque non mi vedo costretto a seguire alcuna corrente. Non ti senti vincolato dalla tecnica? No, assolutamente no, a me quando mi si chiede tecnica dico no, purtroppo, se magari mi dite la vostra. Bene, io Giuseppe ti ringrazio. Buon festival. Grazie a tutti, buonasera.